Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qui in questo nuovo video dove non ci trovate nei panni di un esploratore, ci trovate in borghese, diciamo così. Allora, vuoi spiegare tu oggi che cosa siamo tornati a fare? Allora, oggi vogliamo riproporre un video che è piaciuto molto un po' di tempo fa sul canale, ovvero Randonautica, che rispieghiamo per magari chi non la conosce. È un'applicazione che genera punti random e uno li segue il percorso, arriva lì e poi scopriremo cosa troviamo. Oggi abbiamo la possibilità di andare in macchina, quindi un pochino più lontano rispetto alla prima volta. Abbiamo messo un raggio, diciamo, di 1,5 km, giusto per non allontanarci troppo. E io direi di cominciare a generare. Sì, cominciamo a generare un punto. Precisiamo che la vogliamo, diciamo, un po' più misteriosa, quindi non decideremo un punto noi, non decideremo armi, fantasmi. Vediamo proprio dove Randonautica vuole portarci oggi. Ok, quindi Sì. iniziamo. Pronto. Ok, generiamo. Ok, allora, punto generato. Ok. Ce l'abbiamo? Noi adesso, oddio, mi sono perso. Io direi di iniziare il viaggio. Apri in Google Maps. Qua, no? Poi giù. Sì, devi. Allora, fai conto. Arriva al Tortuga tu, poi dal Tortuga te la dico io. Oh, tutti da qua? Il vecchio Randonautica ti dava la possibilità di selezionare, come dire, un argomento, no? Non un punto da generare, un cosa a trovare nel punto che Randonautica ti genera. Questa volta abbiamo messo genera punto potenza, non lo so, e ci ha generato sto punto random. Vediamo dove ci porta, insomma, vediamo che ci sta addestrando. Secondo te che ci troviamo? Non ne ho la più pallida idea. Cioè, l'ansietta? Nah, sto tranquillo. Beh, diciamo che l'ultima volta c'è stata una piccola coincidenza. Non abbiamo trovato granché mettendo morte, ma ci è capitato il carro funebre. È vero, me lo ricordo, che nella chiesa là vicino c'è stato un funerale quel giorno. Sì. Ok, siamo quasi arrivati al punto. Ok, il punto è questo qua. Boh, non lo so. Allora, fammi capire. Noi siamo arrivati alla scuola e il punto è un edificio che si trova lì. Quindi noi dovremmo scendere dalla macchina e andare là. Andiamo. Ok, siamo scesi nel punto indicato. Per adesso è isolato, cioè nel senso sta qualche macchina, ma è normale perché questa qua è una scuola elementare. Inquietante, ma è una scuola elementare. Però buono. Io c'ho la netta sensazione che sia chiuso il cancello e Fai un'inversione o poi svolta a sinistra e prendi. diciamo che non lo farò. Allora, qual è il punto preciso? Allora, noi siamo qui in mezzo a cancello, cancello, cancello e dovremmo arrivare qui. Ma credo sia un attimino No, è la impossibile. scuola, è là. Stanno le macchine parcheggiate. Questa è la scuola. Cazzo, è vero. Qua l'unica cosa c'è da sta struttura scarabocchiata, ma. Fai
Però qua c'è sta una cosa tutta distrutta comunque. È strano perché comunque qua è tutto nuovo, cancelli, è tutto videosorvegliato. Ma qua c'è sta graffiti su quel muro e là è tutto distrutto. Rondonautica ci ha come depistato il cammino, perché qua non... Diciamo che abbiamo trovato una cosa semi-abbandonata, quindi... Sì. Forse ci ha ricollegato al nostro canale? Sarebbe inquietante, anche se in effetti il tuo ragionamento fila, perché siamo esploratori e ci ha condotto in una struttura abbandonata. La cosa più inquietante è la telecamera nel muro col pallino rosso. Oh cazzo! C'è un muro con una videocamera che ci sta filmando. E ci segue la videocamera? La videocamera ci segue. Non vi sto prendendo per il culo, raga. Non so se vedete. C'è una videocamera. Lì, quel pallino lì è una videocamera, ci sta filmando. Io direi che prima che chiamano le guardie che stiamo qua fuori. Perché la struttura gente... abbandonata necessita di così tante videocamere, però? Non capisco. Qua poi è una struttura tutta verde fluo, le piante là sopra sono piante secche, quindi non... Io non è che vi posso riprendere anche la struttura in sé, perché poi sarebbe una violazione della privacy, però... Finché è quella abbandonata, però resta un'antenna... È strano, perché è una struttura abbandonata con videocamera ovunque. C'è una videocamera così piccola nel muro e ci stava filmando, perché pare che andate a spostarvi quella cosa... Strano. Quindi che Rondonautica ci abbia portato in un punto anomalo. Sì. Perché abbandonato ma sorvegliato. Una cosa particolare. Strana, sì. Molto molto particolare come cosa. Quindi niente, la nostra conclusione, ragazzi, è che Rondonautica ha funzionato per quel 30%, ovvero ci ha portato in un luogo abbandonato che stranamente a noi interessa, in luoghi abbandonati, ma è sorvegliato, peggio dell'area 51, non lo sappiamo, quindi non lo so. Quindi ragazzi, diciamo che Rondonautica oggi ha funzionato così, ok, un po'. Quindi ragazzi, fateci sapere la vostra sotto nei commenti, ci piacerebbe anche sapere la vostra esperienza avuto con Rondonautica. Detto questo, noi vi diamo appuntamento nelle prossime esplorazioni. Un saluto da Scheggia e Flax, ci vediamo alla prossima. Bella raga.